Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi proviamo la nuova Orisa o Marisa, chiamatela come volete. Qui al nord, in generale in Lombardia, la Marisa è un nome che si può sentire abbastanza facilmente, specialmente nel milanese, quindi non meravigliatevi se ogni tanto sentirete me o qualcun altro chiamarla Marisa, questa qui. Comunque, andiamo a vedere le sue abilità che sono state un po' cambiate. Mitragliatrice a fusione potenziata, arma a colore automatica, infligge più danni a distanza ravvicinata. Ok. Q impeto terrestre, spazza via nemici e si ancora al suolo, ottenendo gli effetti di fortificazione e accumulando danni. Usa il tasto sinistro per rilasciare questi danni anticipatamente. Ok, quindi accumuli danni. Tanto selezioniamola e andiamo. Solo nell'unità c'è la Prepariamoci, vera che mancano forza. 15 Ci sono un secondi. sacco di Giavellotto segreti. energetico, col tasto destro, scaglia il giavellotto verso un nemico per stordirlo e respingerlo. L'abilità è più efficace se il nemico colpisce un muro. Ah, ok, lo impariamo. Fortificazione, ottieni salute temporanea, riducendo tutti i danni Uccidi, subiti e diventando inarrestabile quando prendi, l'abilità è attiva, il calore generato dalla tua arma usa l'attacco, è pensa. ridotto. Ok, poi giavellotto rotante con la E, Supportabili, missione che in vedremo poi a cosa corso. servirà. Nuova Ok, ho missione. sbagliato già. Consegnerò questo badge in sicurezza. In sicurezza. Ok, devo attaccare loro l'altro, metti qua sono morto. Perfetto. Vediamo anche il giavellotto rotante. Rotta il giavellotto per distruggere i proiettili e bloccare gli attacchi corpo a corpo nemici, respingendo i nemici e aumentando la velocità frontale. Ok, vai. Il Ora mio ci siamo, siamo compito è pronti. ancora Nel finale frattempo vi l'Overwatch. ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo state gradendo, di commentare dandomi anche dei consigli su questo Overwatch. No, volevo usare il Non tasto destro dimentichi di per abbonarti. rimpalare qualcuno, ma non ce l'ho fatta. Ok, buono. Quasi. Vai, paro tutti i vostri colpi, infamelli. Devo prenderci bene la mano perché la vecchia Orisa era diversa. Ah, ho provato, voglio impalare qualcuno, voglio riuscire a impalare qualcuno. Vai, pariamo tutti i colpi. Ah, niente, mi hanno disintegrato, ero in mezzo a quattro fuochi. Quelli del mio team erano rimasti un po' indietro oppure erano proprio morti. Comunque a me manca un curatore, o sbaglio. Il mio compito non è Quelli ancora del nostro finito. team, boh, non so se stanno curando me oppure altri. Questo Allora, carico non si sposterà da solo. andiamo da questa parte e arriviamo. Magari se ci avessero aspettato sarebbe stato meglio. Vai, sono impalata. Pariamo tutto. Ah, niente. Ho provato a parare anche i danni di Bob, ma non ce l'ho fatta. Ah, oh, però, che danni, eh? Ah, forse mitigati è il danno dello scudo, è il danno che noi pariamo. Non Ho riposerò parato mai. 2300 danni. Attivato. Ok, niente male. Sto arrivando, sto arrivando. Anche se Marisa non mi sembra la scelta più adatta in questa modalità, in questa mappa perlomeno. No, infatti, cioè devo avere gente che mi cura, altrimenti qua è pessima la cosa. Farò un po' di danni. Ok, recupero un po' di salute. Cure dove sono qui? Vai palla, dammi la cura, grazie. Trascendine l'iride. Ho cercato di stunnarlo con il giavellotto, non ce l'ho fatta. Pariamo, pariamo. Niente. Peccato. Ah, abbiamo ucciso. Fatto un'uccisione doppia. Un doppio assist, molto probabilmente. Ok, ho la mia ultimate quasi pronta. Vediamo cosa si riesce a fare. È più difficile da usare questa Orisa. Quella precedente me la ricordavo più facile, o forse devo solamente prenderci la mano, è possibile. È possibile anche quello, che okay, abbiamo portato il carico almeno. Faccio avanzare il carico. Forza, forza, forza. Cos'è questo? Boh. Paro tutto. Impalo qualcuno. Peccato. Speravo di averlo impalato.
Là sotto c'è un cecchino, direi di passare da questa parte. Ha un cooldown molto alto, quell'abilità. Allora, io adesso andrò dentro di Ultimate. Vai. Boom. Vado, ragazzi, che macello che ho fatto. Ma dai, non moriva, continuava ad essere curata. Però ho fatto una bella azione lì con la Ultimate, Ho fatto una bella azione, l'ho dovuto rilasciare prima perché avevo paura che ci morissi lì. E infatti rilasciando ho ammazzato due persone sul colpo, niente male. Bella comunque la nuova Ultimate di Orisa. Può essere molto utile per andare in mezzo al team nemico, fare un bordello di danno, attirare anche molto l'attenzione. Mori, basta, oh. Bisogna tirar giù lei, Ho provato a usare il giavellotto. Ecco, il giavellotto lo usare praticamente sempre, ogni volta che ce l'avete. Bisogna tirar giù lei, ragazzi. Cioè, se non tiriamo giù lei, è un po' difficile la faccenda. L'ho anche stunnata, ma non è servita molto. Ah, peccato, ero rimasto solo. No, niente, i miei non capiscono che devono tirare giù Mercy. Cioè, se non colpiscono Mercy e continuano a colpire il tank, guardateli Mercy, 5000 cure. Cioè, boh, se ne sta sopra tranquillamente e cura tutti. Devono colpire lei, ragazzi. Dovete colpire lei. Dai, andiamoci, sto arrivando. Ah, non la gravità ora i proiettili di qua. Riusciamo a uccidere qualcuno? Io non posso mirare troppo l'altro, Io devo per forza mirare il tank davanti. Non riesco ad andare a flancare o a muovermi più di tanto. Sono lento, sono un tank. Dovrebbe essere il mio team che riesce a fare qualcosa di questo tipo. Invece li vedo molto passivi. Le uniche due buone azioni che abbiamo fatto è stata la prima quando l'abbiamo portato al primo punto qui, e la seconda quando ho usato la ultimate di là, che è andato avanti un bel po' il carro. Ma per il resto li vedo molto passivi. Niente, io qua che provo comunque ad usare il giavellotto, che è un po' difficile da usare, è un po' difficile colpirci la gente. Però quando colpisci fai un bel po' di danno. Il problema è che poi qua, non ho voluto usare la ultimate qui perché ero già mezzo morto. Il mio team sta facendo davvero poco danno. Abbiamo Mishna che ha pochissimi danni come danno. Cioè c'è la loro Ashi che ha quasi 10.000 danni, voglio dire. Alla faccia. Ashi sta disintegrando tutti. Dai, vediamo di colpire qualcuno con il lancio del giavellotto, Anche se continuo a dire che è molto difficile. Appunto. Via tutti, via tutti. Bon. Boom. Non ho colpito nessuno. Ma no, ancora via quella, basta. Ecco fatto. Crepa. Le ho lanciato un giavellotto in testa, le ho lanciato. Dai, dai. Buono. Ecco che arriva la palla. Boh, ragazzi, io sto cercando di fare il possibile qui. Niente. Troppo, troppo, troppo focussato. Però come danni non sono messo male, dai. Anche come mitigati, guardate che... Ok, la loro Morisa, la loro Marisa o Risa, chiamatela come volete, sta facendo più danni di me. Però io ho mitigato molti più danni. E credo che sia mitigato comunque. Nel caso scrivetemelo se non lo è. Dove sono tutti?
Niente, speravo andasse di là. Può morire gentilmente sta tipa? Niente, non muore. Vengono sempre curati. È assurdo. Vengono sempre curati. Il fallimento è un'occasione di crescita. La nostra Moira comunque sta curando davvero tanto. Complimenti, sta anche facendo un bel po' di danni. Oddio, non so se quelli sono tanti danni per una Moira. Non possiamo arrenderci, forza. Via tutti! Io sto facendo danni, ragazzi, sto facendo un bordello di danni. Oh, bravi! Buono, buono, dai che ce la facciamo col tempo supplementare. Abbiamo vinto con il tempo supplementare per ben due volte. Ottimo così. Dai, ce l'abbiamo fatta. È stata una partita molto combattuta questa. Azione migliore della partita Meliodas. Avete mai visto The Seven Deadly Sins? Penso si riferisca a quello, al suo protagonista. Wow, avete visto ragazzi che azione incredibile. Ah, tra l'altro qua era quando ho fatto la double kick con la mia ulti. È una trazione a lei. Madò. Dai, il grado 9 del pass e andiamo subito a buttarci in una nuova partita con Orisa. Partita trovata. Andiamo ancora con la nostra bellissima Orisa Marisa. Ditemi nei commenti che nome preferite per la bella Orisa. A cui hanno fatto anche... Andiamo a prendere Overwatch 2 come modello. Hanno fatto il codino. Hanno fatto i rastoni con i cavi elettrici. Va bene. Vai. Siamo pronti. Dobbiamo difendere. Per esempio, appunto, Orisa o Marisa che dir si voglia. Nello scorso Overwatch, nel primo capitolo, aveva uno scudo che metteva in poteva mettere giù. E quindi era molto indicata anche per difendere. Invece questa Marisa è molto più indicata per l'attacco. Ma di gran lunga più indicata per l'attacco. Se la stanno cercando. Perché con la nostra abilità della E, questo giavellotto che ti permette anche di aumentare di molto la tua velocità, riesci proprio a sfondare, c'è una cosa di sfondamento. Un vero e proprio sfondamento, è bellissima come abilità. Però l'hanno resa marcatamente un eroe per l'attacco. Il che ci sta perché nel primo Overwatch mi sembrava un po' una via di mezzo che non era né carne né pesce tra l'attacco e la difesa. Quindi boh. Ok, li ho tenuti qui per un po' almeno. Non li ho proprio fatto uscire dalla base. E poi Hanzo mi ha tirato un headshot che l'ho sentito nelle cuffie da quanto era forte. Se ti avvicino alla zona sorvegliata, cos'era quell'avviso, quell'indizio? O quel suggerimento, chiamiamolo come il nome giusto. Siamo in inferiorità numerica, attenzione. Sto arrivando ragazzi, sì, siamo in inferiorità numerica. Morirà anche lui? Corri, 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 scappa. Appena spona qualcuno, figa, gli tiro un giavellotto. L'ho preso con quel giavellotto. Non vorrei dire, ma l'ho preso. Via tutti. Oh, io sì, sto provando, raga, qua. Però è davvero tosta resistere a tutto. È davvero tosta e stare anche attento ai cooldown che hai. Basta, è giunto il momento della ultimate. Non ha fatto nulla con questa ultimate, mi sa di no.
po' di curette qui, ragazzi, grazie. Ottimo. Ora che sto facendo dei danni atroci. Ah, ha parato anche il mio giavellotto lei. Via tutti. Lei continua a parare il mio giavellotto comunque con quello scudo, è molto fastidioso. Io ho fatto quello che potevo, ragazzi. Più danno di tutti, ho mitigato con il mio scudo molto più danni di quella Zarya che ha lo scudo ogni 3x2. Tanto posso usare questa per andare più veloce qui. Tanto poi ora che arrivo al punto ci metto comunque più di 7 secondi. A Tom Pagatono ho sentito la ultimate di Zarya, se non sbaglio. No, con calma, e niente, mi sono suicidato. Ho sbagliato qua. Mi sono fatto prendere dalla foga. E mi sono buttato dentro a suicidarmi. Avrei potuto aspettare magari il mio team e portare un attacco più buono. Allora, visore tattico attivato. Vediamo, Oh! Sì, ma sto giavellotto qua comunque mi sembrava fare molto più danno, sinceramente. Cioè, anche se prendo le persone non gli faccio nulla. Boh. Ah, volevo usare la ultimate, peccato. Volevo usare la ultimate. Niente, Zarya comunque fortissima. Rivalutazione. Specialmente se continuate ad essere curata appunto con il support attaccato al culo. Ora la ultimate, vediamo di fare una bella azione, eh. Oh, come l'ho impalato bene quello. Morite! Oh, via tutti. Ci ho messo un po', ma alla fine ce l'ho fatta. Minchia, se lo impalavo quello. Attento Anzo, eh. Non ti conviene stare qua su che poi arriviamo comunque a prenderti. Aia. Niente, mi hanno tirato giù. Però hanno perso un bel po' di tempo, un paio di minuti qui li hanno persi. Io sono top damage del team con un tank, il che non ha molto senso. Però dettagli, non perché il mio team sia scarso, ma perché in questo gioco abbiamo visto che i tank fanno più danno. Guardate anche la loro Zarya. Ditemi che sia normale sta cosa. No, ok, via un attimo. Questo attacco incrociato fa male, Buono. Ma c'è qualcuno dietro che mi attacca? Eh sì. Il mio team era stato decimato nel frattempo. Infatti mi sembrava strano che perdessi così tanta vita. Vabbè, però ragazzi, cioè, dammi una svegliata, voglio dire. C'è quell'Ana che sta facendo pietà, da noi. Davvero. Dai, venimi un po' più avanti, ti prendevo. No, gli ha dato lo scudo proprio in quel momento. Ah, ho gente che mi attaccava da dietro di nuovo. Guardo l'Anzo. Guardo la infame. Stanno per portare il carro loro. Io però sto per avere la mia ultimate. Vediamo, Dai, usiamo. Ma
Ma potresti gentilmente colpirla quella tipa, Orisa? No, giusto per capire. Cioè, le sparavo letteralmente in testa e non la colpiva manco di striscio. Vabbè, okay, questa è persa, ragazzi. Unlucky. Qua poco da fare. C'è Zarya che è fortissima. Specialmente supportata in quel modo. L'azione migliore della partita è loro Hanzo. Boh. Boh, ragazzi. Cioè, va bene. Due headshot così a caso. Tre headshot, va bene, ok. Questo non mi sembra proprio del mio livello, che ci gioco tipo una volta alla settimana a questo gioco e non ci giocavo da una vita. Comunque, andiamo con l'ultima partita di Orisa in questo video gameplay di, della nuova Orisa di Overwatch 2. Partita trovata. Andiamo a prenderci di nuovo Orisa e cerchiamo di impalare della gente, eh. Tra l'altro vediamo le skin che ho. Immortale. Oh, dai, giochiamo con l'immortale. Abbiamo fatto una partita con ogni partita con una skin diversa. Andiamo quindi con l'immortale ora. Queste vi ricordo che sono tutte skin che ho preso da Overwatch 1. Non ho mai speso un soldo su Overwatch tranne che per comprarlo effettivamente prima che lo mettessero free to play. E queste skin sono tutte quelle cose che uscivano dalle chest, dai cassoni che ti davano regolarmente. Allora, queste sono queste. Dai. Ma adesso vi impalo. Ma tra l'altro scompare subito il giavellotto, non rimane fisso. Ok. Ah, bisogna scortare il robot. Hop. Andiamo, andiamo, andiamo. Proviamo a fare un impalamento volante dall'altra parte della mappa. Succede come in Call of Duty, che quando si spawna si tirano le mappe dall'altra parte, le granate dall'altra parte della mappa e si uccide la gente. Vediamo. No, il mio danno è ancora zero. Buono. Ottimo. Crepa. Buono così. Bravi, ragazzi. Ma questa mi sembrava non mi sembrava nemmeno nemica. Ma cacchio è andata? Ma chi è quella tipa che salta in giro così? E devo rimanere col robot a spingerlo avanti, eh. Siamo in inferiorità numerica. Fatti attenzione. Capito? Magari loro venissero qui e non andassero a combattere là, sarebbe meglio, no? Dato che qui c'è il loro tank. Buono. La ok, usiamo lui come barricata. Buono. Ok. Dai, ero arrivata una serie di 5 uccisioni. Di nuovo top damage del team e resuscitiamo. Ottimo. Dai, puoi gentilmente morire per favore. No, volevo ultare. Volevo mettermi più ultare. Mannaggia me, non ce l'ho fatta. Il mio compito non è ancora. Ritorniamo subito in battaglia. Arrivo, guys. Sì, io ci sto provando, ragazzi, però... Vai! Porco. Basta, muori! Oh, finalmente.
Oh, chi è che attacca? Da dove? Tiriamo avanti questo. Perché mi narcotizzi? Infame. C'è qualcuno dietro? Crepa. Potevate anche ucciderlo prima che mi schiantasse, eh? Ok, dai, niente male questa partita. Niente male davvero. Avevamo avuto un team molto forte, eh? Abbiamo avuto un team davvero molto forte. Azione migliore della partita, Aragorn. Con Anzo. Vediamo. Ultimate. Ok, bella kill questa su un avversario fermo, d'altronde. Altro headshot. Tirerà un altro headshot? No. Ah, ma è una doppia, cioè una kill. Anzi, due kill, nemmeno una doppia kill. Va bene. Due kill come azione migliore del game. E a questo punto il video gameplay sulla nuova Orisa in Overwatch 2 finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensi delle modifiche che hanno fatto ad Orisa e se hai dei consigli su come giocarlo al meglio. E iscriviti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!